Buon lunedì a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog settimanale. Oggi fuori c'è una bellissima giornata, quindi penso che oggi pomeriggio mi metterò fuori a leggere. Non vedo l'ora. Ho già deciso che libro leggere durante questi 2 giorni, perché ora vi spiego. Praticamente io e Maria di My Wicked World avevamo pensato di fare una 24-hour reading challenge e io avevo proposto di farla lunedì, cioè oggi. Poi mi sono ricordata che stasera c'è Harry Potter e anche domani sera e che voglio vederli perché faccio i vlog, come sapete. E quindi ho detto no, ti prego, cambiamo giorno. E quindi abbiamo deciso mercoledì. Quindi in questi 2 giorni mi piacerebbe iniziare e finire di leggere Our Dark Duet di V.E. Schwab, che in italiano è Il nostro oscuro duetto, questo oscuro duetto, non mi ricordo. E vi chiederete perché, Sara, perché nel vlog di settimana scorsa ho letto il primo libro di questa duologia e in realtà era una rilettura perché già l'avevo letto e non mi aveva fatto molto impazzire, però ce l'ho e lo leggo. Penso che questo qua per la maggior parte lo leggerò in cartaceo, siccome appunto non l'ho mai letto l'altro. Volevo solamente fare una rilettura e fare qualcosa di più veloce senza doverlo per forza rileggere. E sinceramente non so se ascolterò qualcosa in audiolibro, però insomma vedremo. Ed eccoci qui, iniziamo ufficialmente Our Dark Duet. Devo ammettere che questa cosa mi piace veramente moltissimo, come preferisco molto questa copertina rispetto alla prima. Victoria Schwab, io te lo dico adesso che sono a pagina 24. Se tu mi crei una storia d'amore tra Kate e August, io ti spacco in due, perché una delle cose belle di The Savage Song, o questo canto selvaggio, è era proprio che i due non si innamorassero. Certo, si tengono la mano, sono un po' tipo forse c'è qualcosa, però alla fin fine non c'è niente, quindi spero per te che continui così, altrimenti ti spacco in due. Grazie. Non per dire, ma non vedete una parola familiare? Quarantena, mio Dio, è dappertutto. Come oggi fa un po' freddino, ma mi sono messa comunque fuori con la coperta, il mio libro e le mie fragole. Sono tornata dentro praticamente dopo un quarto d'ora perché faceva super freddo fuori. Per quanto riguarda la mia lettura di Our Dark Duet, sono andata avanti molto piano, sono a pagina 63. La storia prende entrambi i punti di vista dei due personaggi, quindi ancora Kate e August, ma in due punti diversi. Per chi non ha letto il primo libro ovviamente non vi farò spoiler, ma se nel primo volume mi piaceva molto di più il punto di vista di August, in questo preferisco di gran lunga il punto di vista di Kate. Quindi ora sono in una parte in cui c'è il punto di vista di August e non vedo l'ora che finisca perché voglio tornare a Kate. Stasera non penso che leggerò più perché adesso è ora di cena e poi c'è Harry Potter, ma sono arrivata a pagina 100 di Our Dark Duet e non mi sta facendo tanto impazzire. È un po' più interessante rispetto al primo libro, ma al tempo stesso sono un po' bah. Stasera Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, yay. Buon martedì a tutti dalla nostra cucina, dove stiamo facendo una torta di mele, di nuovo, perché avevamo le uova se non andavano a male. E questo è quanto per adesso, perché non ho ancora letto niente, non credo che riuscirò a finire il libro che ho iniziato ieri. E vabbè, questa volta abbiamo deciso di usare la tortiera che si usa per fare le ciambelle, perché mia mamma voleva cambiare e siamo presi un po' tardi, infatti le sta ancora pelando le mele, ma adesso le metteremo qui sopra e poi lo faremo andare in forno. Ecco qui la torta, manca un pezzo perché l'abbiamo assaggiata per vedere se era cotta e speriamo sia buona. Sono le 2 del pomeriggio, io mi sto mettendo ora a leggere e non credo di riuscire a finire Our Dark Duet. Il mio intento era finirlo per oggi, così domani poter essere libera per fare la 24 hour readathon, ma niente, probabilmente lo lascerò a metà e domani inizierò un libro e lo dovrò anche finire in 24 ore. Il problema è che non lo so, non so se sono più in grado di farlo, però ci si prova. Comunque, vado avanti, vi saprò dire. Una cosa che non mi piace, però ora ve la faccio vedere. Ogni tanto ci sono tutte queste parti dove si mette una o massimo 2 o 3 parole, così in continuazione, e il discorso che si fa in queste 2 pagine, per esempio, non ha neanche tanto senso ed è da un punto di vista nuovo, però non si è ancora capito bene chi è e non mi sta per niente piacendo, perché secondo me è un grande spreco di carta. Cioè, guardate quanto è inutile questa cosa. Qua parte il capitolo e io credevo che qua il capitolo finisse, invece poi giro la pagina, c'è sempre questa cosa qui che è uno spreco di carta. Ho detto ok, magari allora il capitolo finisce qua, e invece no, perché si gira di nuovo la pagina, ricomincia la prosa, poi qua vedo che c'è ancora una linea, quindi so che ancora ci sarà lo spreco di pagine. Qua ci sono 3 righe, quindi uno spreco, e poi ricomincia questo. Ma si può? È veramente uno spreco di pagine, perché? Wow, incredibile, la Sara che non ha una felpa nera, lo so amici, oggi mi sono fatta la doccia e mi sono messa una felpa diversa, lo so. Comunque sono arrivata più di metà di Our Dark Duet e non mi sta molto piacendo, non so cos'altro dire. Cioè, secondo me il primo libro poteva benissimo finire con quel libro, cioè non c'era totalmente bisogno di un sequel. Se Victoria Schwab avesse fatto finire il primo, questo sequel comunque non era quello che io mi aspettavo, perché ha introdotto delle cose
che secondo me sono inutili, ovviamente cose che non mi posso spoilerare, e non sono interessata, cioè non mi ritrovo interessata a dire ok, adesso leggo Howard Hark Duet. Però lo finirò sicuramente, perché comunque ormai sono a metà, devo iniziare ora la terza parte, mi mancano praticamente 220 pagine, quindi non credo di farcela prima di stasera, perché oggi è martedì, quindi c'è Harry Potter e domani ho la Readathon, quindi non leggerò questo. Però se proprio nel caso in cui finisco il libro che devo leggere per la Readathon prima del tempo, prima che finiscono le 24 ore, continuerò questo. Stavo tranquillamente ascoltando Howard Hark Duet, ho detto ok, 10 minuti lo ascolto, poi vado a dormire, ed è diventato quello che non volevo che diventasse. Mi sto iniziando ad incazzare. Piccolo aggiornamento da mercoledì, anche se non vi dovrei aggiornare poiché ci sarà un blog a parte, ma sto leggendo appunto il libro della Readathon, però ero convinta che ci fosse anche l'audiolibro di quel libro, invece no. Quindi nei tempi morti ho un pochino ascoltato Howard Hark Duet, quindi praticamente stamattina a colazione e prima mentre mi preparavo la merenda, e continuo a essere della mia stessa opinione, non me ne frega niente. Però Maria di My Wicked World mi ha detto che il libro è un po' meh, che però poi il finale è qualcosa di assurdo e che piangerò. Io non credo che piangerò, perché ormai non me ne frega niente di nessuno, possono morire tutti e non me ne fregherebbe niente, lo so, sono masochista che continuo a leggere fino alla fine, però non me ne frega niente, vedremo quando lo finirò. Buon salve a tutti, buon giovedì. Ho finito qualche ora fa di leggere il libro per la 24 Hour, cioè Bartimeus. Non mi ha fatto impazzire, infatti Maria mi sta già uccidendo in chat privata, so che lei mi odia. Non so se rimarremo ancora amiche per molto, who knows. Però effettivamente questo è uno dei motivi per cui non faccio mai leggere la mia serie preferita agli altri, perché ho sempre molta paura che agli altri non piaccia. Comunque, nei tempi morti ho un pochino ascoltato Howard Hark Duet. Sono arrivata, aspetta che devo cambiare il segnalibro perché l'ho sentito in audiolibro. Sono arrivata a pagina 368, mi manca il verso 4, quindi domani mattina io direi che finisco questa parte qua e ho già in mente il libro che voglio leggere, perché vi spiego. Gli ultimi 4 libri che ho letto, cioè The Savage Song, Howard Hark Duet, Bartimeus e Harry Potter, sono stati tutti libri fantasy, quindi io sento estremamente il bisogno di leggere qualcosa che non sia né fantasy né distopico, niente, un libro normale, che parla di persone normali. E uno dei pochi libri che ho qui è One of Us is Next di Karen M. McManus, la quale è la stessa autrice di One of Us is Lying, o Uno di noi sta mentendo in italiano. Io ho letto sia One of Us is Lying che il secondo libro di questa autrice, che uscirà anche in italiano. Vi metterò la copertina ora se la ritrovo. Ha un titolo orrendo, non so se l'uscita è stata posposta, perché comunque con tutta questa cosa del coronavirus un sacco di libri sono stati rimandati come uscita. Comunque questo suo libro prima o poi uscirà e io credo di averlo un po' preferito a One of Us is Lying. Comunque questo in teoria è il sequel di One of Us is Lying, cioè prende luogo nella stessa scuola, solamente che c'è qualcuno che copia le azioni del killer del primo libro. Io ovviamente non vi dirò niente, però quando la notizia di questo libro è uscita ero molto, e sono ancora molto, titubante, perché è palese che questo libro è stato scritto solamente per il successo che ha avuto One of Us is Lying, non perché ci fosse necessariamente bisogno di un sequel. Sono molto dubitante del fatto che mi possa ricordare chi cavolo erano gli altri personaggi, dico la verità. Mi ricordo solamente Browning come nome, giusto? Si chiamava così? Comunque vabbè, proveremo. Di solito ai suoi libri io do sempre tipo 3,5 come voto, perché mi piacciono ma non mi piacciono allo stesso tempo, quindi vedremo se sarà l'ennesimo 3 stelline su 5, perché sarebbe il terzo di fila, non proprio di fila, però il terzo in queste due settimane. Ovviamente stasera non sto leggendo niente, mi sto guardando un po' di Killing Eve stagione 2. Per ora questa seconda stagione è iniziata molto bene. E dopo 3 settimane mi metto le scarpe e vado a fare su e giù per le scale del nostro condominio ascoltando l'audiolibro, perché questa è l'unica cosa che si può fare. Sono fuori dalla porta di casa, sembra irreale. Oh mio Dio. Saluta. Quello stronzo non aveva la mascherina però, idioti. Oh mio Dio, sento l'aria esterna. Forse è più bello fare avanti e indietro qui nel piccolo coso che abbiamo a casa, perché almeno vedo un po' il fuori, sento l'aria. Non male come idea. E finiamo finalmente questo libro. Devo dirvi la verità, probabilmente sarà un 2 stelline, aiuto. Però nella mia mente ho sempre il ricordo di Maria che mi dice: Sara, piangerai al finale. Sinceramente non credo, però vedremo. Vediamo quello che dovrebbe essere le epilogo. La fine fine, e sentivo un po' di voler piangere solo perché io sono una persona ipersensibile e piango per ogni cagata, però non sono per niente sorpresa, cioè secondo me
me è una cosa che ce la si poteva aspettare dall'inizio del libro, cioè secondo me era abbastanza ovvia che questa cosa sarebbe dovuta succedere, quindi non sono sorpresa, cioè non riesco a provare pena per quello che è successo. Forse sono una brutta persona. Ho finito Our Dark Duet, per me sono 2 stelle. Il fatto che non vi possa dire perché realmente non mi è piaciuto questo libro è snervante, perché sarebbero spoiler. Diciamo solo che secondo me, come ho già detto, il primo libro poteva benissimo non avere un sequel. Questo libro è inutile, cioè forse le prime 200 pagine sono interessanti. Schwab introduce un sacco di personaggi all'inizio, io ero molto emozionata, poi spariscono, non si vedono più. Quelli erano molto interessanti e quindi inizialmente mi stava piacendo. Poi il libro ha iniziato a calare vertiginosamente, contando che quello che dovrebbe essere il finale della storia, cioè la conclusione di una storia, avviene dopo qualcosa come 420 pagine, mi scoccia parecchio, perché le prime 420 pagine non servivano a un cazzo. Se fossero servite a qualcosa, avrei capito, ma siccome non servono a niente, mi ha molto deluso. Il finale, che ho letto tipo su Goodreads, un sacco di booktuber italiane, oh mio Dio, non mi riprenderò più da questo finale. Boh, raga, cioè, ci sono finali peggiori, secondo me. Non capisco tutto questo, oh mio Dio, non mi riprendo, perché ci sono tanti altri bei finali che sono fatti bene e da cui io non mi sono ripresa, ma perché sono fatti bene, cioè il libro in sé è fatto bene. Questo è non solo uno spreco di carta per tutte queste pagine qua che vi avevo già mostrato, ma anche per la storia in sé, proprio non mi è piaciuto. E le 2 stelline sono solo per la prima parte, altrimenti 1 stellina andava bene. Detto questo, adesso non ho più voglia di leggere, perché sono un po' delusa dalle mie ultime letture, tutte 3 stelline praticamente, tranne Harry Potter, che quella è sempre una certezza, quindi pensavo di mettermi a montare un video e poi vedere Scam Spagna, perché infatti ieri avevo visto il primo episodio di Scam Spagna stagione 3. Mi ha intrigato, quindi ho molta voglia di continuare. Prima di tutto però mettiamo sto libro qua, via, a mai più, dopo sistemerò la libreria di nuovo. E forse, ma più forse stasera inizio il nuovo libro, altrimenti domani. Non ne posso più di riguardarmi, non ne posso più. Oh, guardiamo arrivare Cedric Diggory però. Ciao Cedric. Il video è finalmente in carica, quindi ora mi guardo Scam Spagna e la 3x2. Ovviamente non fate spoiler, ragazze. Scam Spagna ha smesso di funzionare, quindi sono passata a Killing Eve. E mio Dio, questa stagione è iniziata veramente a bomba. Non so se ho fatto una cosa giusta, però mi annoiavo, volevo ascoltare un audiolibro e rilassarmi. E ho iniziato l'audiolibro di Guerra e Pace. L'audiolibro dura 36 ore o 40 ore, una cosa del genere, quindi lo finirò chissà quando. E vi chiederete, Sara, perché? La risposta è semplice. Uno dei miei musical preferiti è tratto da uno dei libri di Guerra e Pace, mi pare il 5º. Quindi ci vorranno ere prima che io arrivi a quella parte. Mi sento fortunata perché un pochino so già chi sono i personaggi, perché ce ne sono tanti, ma alcuni già li conosco, quindi sono felice. Però sto già smattando perché mi sono dimenticata chi sono quelli che non conosco. È difficile la vita. Secondo momento di pazzia oggi, dopo aver iniziato a leggere, anzi ad ascoltare Guerra e Pace, ora mi sono messa a vedere questa serie TV, che in realtà ho provato a vedere per 2 volte, visto che sarà la mia 3ª volta, e che avevo bisogno di trash. E ovviamente la serie in questione è Gossip Girl. Io in realtà so già chi è Gossip Girl, quindi vabbè. Buon sabato, io ancora non ho letto niente, ho ascoltato niente, adesso torno giù a fare un po' di movimento e penso che dopo, quando tornerò, mi metterò sul balcone a leggere, perché oggi si sta bene, non fa caldissimo, però si sta bene. Tendo a non ascoltare gli audiolibri mentre corro eccetera, perché mi distraggo, quindi tendo ad ascoltare la musica. Oggi non ho fatto letteralmente nulla, ho speso tipo 2 ore della mia vita su TikTok e ho principalmente aspettato notizie dalla mia università per una cosa, ma niente notizie, dovevo uscire oggi questa notizia, ma ancora niente, sono già tipo le 6. La mia università è sempre al top, ho capito amici che c'è il corona, però far uscire una lista non mi sembra così difficile, una lista che avete avuto un mese per farla, così per dire. Comunque non ho letto nulla, non lo so, sono un po' fuori dal mood lettura, è una cosa che mi capita dopo che faccio una 24 hour, cioè tendo a essere un po' meno vogliosa di leggere, quindi non so se inizierò qualcosa questo weekend. Non sono molto motivata a leggere, però penso che inizierò One of Us is Next, magari leggo i primi capitoli e vediamo. Solitamente poi la cosa che non mi fa venire voglia di leggerlo è che tutti i libri dell'autrice che io seguo da quando il suo primo libro è uscito li ho sempre letti d'estate, quindi mi fa strano leggerlo adesso, però
dai, lo leggo. Spero davvero che questa qui non sia una lista dei personaggi, perché sono troppi. Però, allora, ok, alcuni sono del libro scorso, tipo Browning, Nate, Eddie, Cooper. Spero che non sia la lista dei personaggi, ma mi sa di sì. Iniziamo con la parte 1. Andiamo. L'autrice ha fatto la cosa buona e giusta di ricordarci chi sono tutti i personaggi, soprattutto perché ero molto confusa tra i due ragazzi. Le due ragazze me le ricordavo abbastanza, ma i due ragazzi li confondevo, e ha fatto un piccolo recap. Grazie, autrice. E credo già di sapere chi muore, perché questo personaggio non è presente nella lista di prima. E sì, ora controllerò se ho un altro narratore. No, ok, anche lui è un narratore. Però è strano che non ci fosse nella lista. Forse non l'ho beccato. No, ok, vabbè, mi sento completamente stupida. Era il secondo personaggio citato. Wow. Buona domenica a tutti. Oggi ho girato due video di cui sono molto emozionata. Non vedo l'ora che vediate, che in realtà sono video riguardanti i libri. Adesso li esporterò e poi li monterò. Non ho ancora letto niente. Ieri sera ho letto solamente 30 pagine di questo libro. Però dai, già sembra interessante. E lo so che ieri avevo detto che andavo fuori nel mio balconcino a leggere, ma non l'ho fatto. Oggi voglio assolutamente farlo, sperando che non faccia freddo. Se non si vede, sono appena tornata dai miei 40 minuti di camminata, corsette, esercizi, eccetera. Comunque, per tenervi tranquilli, li faccio vicino casa, nel senso è una parte condominiale, quindi non esco realmente di casa, e o comunque sto nei 200 metri che sono consentiti. Sono uscita tra l'altro con i pantaloni del pigiama, e ieri non mi aveva dato per niente fastidio, finché oggi non ho incontrato delle persone che mi hanno guardato male, perché non è che ho dei pantaloni del pigiama normale, ma ho questi qua di Winnie the Pooh, che sono anche i miei preferiti perché sono super comodi. Comunque, oggi non ho ancora letto niente, non so se andrò nel mio balconcino, cavolo, perché sono già alle 4:40. Adesso, mentre faccio la mia merenda con le mie solite fragole, pensavo di montare qualche video e poi basta. Indovinate un po', ho iniziato da 0 secondi e già sono stanca di vedermi e sentirmi. Questo vlog è stato un casino dall'inizio alla fine, ma questo pomeriggio sono stata un po' giù per motivi stupidi. Oddio, non proprio stupidi, però non lo so, non avevo molta voglia di fare niente, quindi non ho letto. Non credo che lo farò neanche stasera. Mi dispiace per questo vlog molto brutto sicuramente, però è corto, sono certa che è più corto degli altri. Quindi ci vediamo la settimana prossima per un altro vlog e bye.